Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati qui su Litra Technology. Nel video di oggi andremo a vedere un argomento particolare. Ho visto tanti youtuber parlare di questo argomento all'inizio dei propri video su delle sponsorizzate, quindi hanno sponsorizzato, diciamo, il loro video tramite queste aziende che parlavano di questo argomento particolare. L'argomento di cui parleremo oggi però voglio approfondirlo un po' di più rispetto a un semplice 40 secondi di pre-roll. Voglio parlare della VPN. A chi può fare la differenza per acquistare a prezzi decisamente ridotti, ma soprattutto a chi vuole accedere semplicemente a dei contenuti non utilizzabili qui in Italia. Prima che mi contattasse questa azienda, devo dire la verità, non avevo mai approfondito questo argomento. Non sentivo la necessità di dover approfondire perché non mi succedeva quasi mai di dover andare in degli hotel o degli alberghi dove magari mi connettevo a delle reti aperte o magari pubbliche, quindi non mi è mai venuta la necessità di dover acquistare un servizio del genere. Ma poi dopo approfondendo, vedendo anche gli altri servizi che dà a disposizione, quindi non solo per chi viaggia, ma anche per tanti altri persone che magari utilizzano dei servizi differenti, allora ho iniziato ad approfondire il discorso. Quindi l'azienda mi ha chiamato già diversi mesi fa, ho voluto prima approfondire, acquistare, provare il prodotto e poi magari parlarvene in un video dedicato. E infatti oggi voglio proprio parlare di questo, a chi si rivolge e per quale motivo acquistare o semplicemente utilizzare il pacchetto gratuito di iTop VPN. iTop VPN infatti è un'azienda che dà questa tipologia di servizi. Ma prima di iniziare a vedere di che parliamo, quali sono i servizi, a chi sono rivolti, cerchiamo di capire innanzitutto cos'è una VPN. Ogni volta che ti connetti a internet tramite wifi principalmente, tu vai a rilasciare in quella rete wifi un tuo indirizzo. Quindi la connessione viene stabilita attraverso dei fornitori di servizi tramite dei gestori e quindi questi gestori non fanno nient'altro che prendere il tuo indirizzo IP per farti navigare poi esternamente verso internet. Molto spesso alcuni hacker hanno la possibilità di poter intercettare questo tuo indirizzo IP, questi tuoi dati, entrare all'interno del tuo PC e quindi prelevare alcuni tuoi dati, quindi vanno a ledere la tua privacy, ma soprattutto a prendere dei dati che potrebbero essere anche molto sensibili e quindi rubarti anche. La VPN cosa fa? Non fa nient'altro che rendere privata la tua connessione a internet, anche con delle reti wifi pubbliche. Quindi principalmente in alberghi, aeroporti e in qualsiasi altro luogo dove troviamo una rete wifi pubblica che ci serve assolutamente accedere. Ti offre un canale sicuro di comunicazione dove poter entrare, quindi all'interno del mondo di internet, evitando di far accedere altri malintenzionati all'interno di questo tuo percorso, il percorso che fai per poter accedere a internet. Infatti la VPN non fa nient'altro che connetterti a internet attraverso uno dei server del tuo provider VPN, quindi in questo caso iTop VPN non fa nient'altro che farti connettere a internet attraverso i suoi server, in modo da farti utilizzare l'IP di quel server piuttosto che il tuo IP personale per poter accedere ad internet, in modo tale che tu ti connetti tramite un canale sicuro dove i tuoi dati possono passare senza che nessuno può accedervi e in modo tale da navigare in modo totalmente anonimo. Ogni volta che tu comunichi dal tuo PC al loro server, questi dati comunque viaggiano e vengono decodificati e soprattutto criptati, quindi la connessione comunque con il server VPN rimane comunque protetta. Ciò rende praticamente impossibile accedere ad hacker o a governi di poter accedere ai tuoi dati personali. Quindi puoi tranquillamente navigare con il tuo portatile, con il tuo smartphone Android, Apple, senza avere la minima paura che qualcuno possa accedere ai tuoi dati personali sensibili. Inoltre, cosa fa una VPN? Attraverso i server che sono dislocati in tutto il mondo, tu puoi accedere anche a dei servizi che altrimenti sono bloccati in quella nazione, ad esempio a dei social network oppure dei servizi di streaming come Netflix, Disney Plus, se volete magari vedere alcuni film o serie TV che sono solamente visibili in determinate nazioni. Infatti, grazie alla VPN tu puoi andare a scegliere qualsiasi tipologia di server in una nazione specifica e andare ad usufruire di servizi che magari sono utilizzabili solo in quella nazione. Ma per chi è estremamente utile
avere una VPN per chi è rivolta principalmente e chi deve assolutamente, non può farne assolutamente a meno. Prima di tutto per chi viaggia. Per chi viaggia è una sicurezza assolutamente fondamentale, per chi utilizza tante connessioni wifi in giro tra stazioni, aeroporti, hotel o centri conferenza, quindi per chiunque utilizza tramite il portatile o anche il proprio smartphone questa tipologia di connessioni, allora la VPN è assolutamente fondamentale utilizzarla. Magari per chi acquista online, magari alcuni acquisti online come dei viaggi, degli hotel o anche altre tipologie di servizi possono essere in offerta su alcuni paesi piuttosto che sul paese in cui state. Ad esempio, se voglio acquistare un hotel a Roma, a Verona, a Venezia, da qualsiasi altra parte, magari i server italiani, se andiamo su alcuni siti e questi siti vedono che noi proveniamo da un server italiano, ci fanno vedere un prezzo, ma magari accedendo con server estero come magari la Germania, l'Inghilterra, la Francia o gli Stati Uniti, possiamo acquistare lo stesso identico biglietto ad un prezzo totalmente differente, magari biglietto aereo, biglietto del treno o anche semplicemente un hotel. Possiamo assolutamente risparmiare veramente tanto. Per chi gioca, per chi fa streaming online, possiamo andare a velocizzare usando un altro server, oppure per chi gioca semplicemente e ha bisogno di altri server per poter accedere a dei servizi che altrimenti nel proprio paese sono bloccati. Per chi vuole accedere, come abbiamo detto prima, a film o serie TV che nel proprio paese ancora non sono usciti o non sono visionabili nemmeno in lingua originale, magari negli Stati Uniti è già uscito la nuova serie e noi vogliamo assolutamente vederla o con i sottotitoli o semplicemente anche proprio con la lingua originale in inglese, perché siamo bravissimi in inglese, lo capiamo benissimo, non come me che ho necessità per forza dei sottotitoli. Allora in quel caso possiamo accedere a un server estero e quindi andare a vedere quei contenuti esteri che non possiamo accedere altrimenti stando semplicemente in Italia. iTop VPN cosa ci dà? Ci sta dando la possibilità di poter utilizzare il loro software in modo gratuito, avendo accesso fino a 16 server diversi dislocati, e abbiamo un consumo giornaliero massimo di 700 MB, che per chi fa lettura di mail, per chi avere semplicemente una protezione della propria privacy viaggiando, è assolutamente più che sufficiente. Ma chi accede a tutti gli altri servizi che abbiamo visto magari ha bisogno di un pacchetto a pagamento. Il pacchetto a pagamento ci dà la possibilità di accedere fino a 1800 server, avere un traffico e una banda illimitata, e questo ci porta anche ad avere magari su alcuni server una banda molto più veloce rispetto alla nostra connessione internet. Quindi così facendo riusciamo a navigare e a utilizzare internet più velocemente rispetto a internet standard senza una funzione VPN. Attualmente c'è in offerta ancora per poco tempo uno sconto del 78%, quindi per chi acquista un pacchetto di un anno ha un altro anno gratuito e invece di pagare 280 euro paga solamente 62,99 euro per 2 anni di servizio. Altrimenti potete semplicemente provarlo gratis o provarlo per un solo mese, vedete come vi trovate, oppure magari a tre di voi che scriveranno qua sotto un commento con hashtag provare iTop VPN potremo regalare una licenza VIP gratuita in modo tale da darvi proprio la possibilità di poter provare questo servizio se magari siete interessati anche ad utilizzarlo e ad acquistarlo in futuro. Io sono sincero, utilizzando principalmente PC in casa non ho necessità di avere questo servizio a pagamento, ma magari lo posso utilizzare gratuito per stare più tranquillo. Ma il cellulare, che viaggio tantissimo, che vado assolutamente in giro, è un servizio che mi dà la possibilità di stare tranquillo e soprattutto mi dà la possibilità di accedere a dei servizi in esclusiva. Quindi ragazzi, se siete interessati fatemelo sapere qua sotto nei commenti, se volete approfondire il discorso fatemelo sapere qua sotto nei commenti, così possiamo aprire una discussione. Se vi è piaciuto il video mettete tantissimi mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi dell'Idra Technology.